sono Relativity della regista tedesca di origini giapponesi Mariko Mingoci e Strike, Fighting for Future degli italiani Francesco Floris, Pietro Jellinek e Davide Petrosino, i vincitori del premio giuria del Riviera International Film Festival, rispettivamente eletti miglior film e miglior documentario in concorso. Con la serata finale al convento dell'Annunziata di Sesto Levante, unico momento in presenza di un'edizione interamente in modalità digitale, è andata in archivio l'edizione 2020 del premio cinematografico del Levante. Per noi personalmente è stata un'edizione importantissima, forse la più bella in termini di premiazione, proprio perché è stata una cosa assolutamente intima in un convento del 1200 a Sestri Levante, quindi non posso lamentarmi, non potevamo avere meglio. In apertura della serata è stato proiettato il video che ha reso omaggio ai sanitari del reparto Covid dell'ospedale di Sestri Levante. Per quanto riguarda gli altri premi, il titolo Audience Award, riservato ai film più visti e votati online, è andato a Supernova di Bartosz Kurlik nella sezione film e The Need to Grow di Rob Herring e Ryan Wyrick, sezione documentari. Ad assegnare i titoli è stata l'attrice romana Claudia Gerini, che ha ricevuto l'Icon Award del RIF, il premio che il festival consegna ogni anno ad un personaggio del cinema. Da parte sua l'invito a sostenere i giovani del cinema italiano. I giovani in questo caso hanno ancor più bisogno di essere sostenuti, ascoltati, perché poi il cinema si rifà, è un'arte alla fine giovane, però si rifà a grandi maestri che i giovani hanno, spero, insomma, da cui si sono ispirati, hanno studiato, tra virgolette, per arrivare al cinema di oggi. Quindi è giusto, è bellissimo, ed è questo festival qui proprio ne è la testimonianza, no? di tutto Under 35, da tutto il mondo, quindi si ha un panorama veramente a 360 gradi di tutta la creatività del cinema che c'è adesso nel mondo, quindi ottimo.